Eccoci di nuovo in studio, un saluto anche agli ascoltatori di Radio Stella Città che ci stanno seguendo in diretta sui 101 e 200, stanno seguendo la nostra intervista con il professor Gruner, un tema, dicevamo in apertura, piuttosto spinoso, tecnico, ma che poi ha dei risvolti importanti per la vita di tutti i giorni, visto che si parla della gestione dei servizi pubblici locali di cui noi tutti i cittadini usufruiamo quotidianamente. Un'altra domanda, in riferimento alle riforme che ci sono state e ai piani organizzativi che a più riprese sono stati varati dalle varie amministrazioni comunali anche a Civitavecchia e non soltanto. Uno dei dubbi che periodicamente si è riproposto e che è stato sciolto a volte in un modo, a volte in un altro, è quello legato al cosiddetto controllo analogo, ossia il controllo che l'ente locale, in questo caso il comune, detentore o della totalità o comunque di quote di società municipalizzate che appunto gestiscono e svolgono questi servizi pubblici locali, esercita appunto questo tipo di controllo su una società che da un punto di vista giuridico è una società di capitali, un SPA piuttosto che un SRL, e che in quanto tale dovrebbe essere assoggettata in tutto e per tutto al diritto societario, quindi alle norme del codice civile, quindi diciamo a norme di carattere privatistico. Adesso io non me ne vorrà, non sono un tecnico, parlo in Giusto. termini, cerco di farmi capire soprattutto da chi sta a casa, non vorrei dire degli sfondoni dal punto di vista giuridico. In alcuni casi è emerso il dubbio, le società assoggettate a questo controllo analogo possono essere o debbono essere anche quindi assoggettate alla giurisdizione e al controllo, a un controllo di tipo amministrativo e quindi la Corte dei Conti per quanto riguarda l'ipotesi di danni erariali e decisioni quindi anche del Tribunale amministrativo su eventuali ricorsi, oppure sono comunque società di capitali, quindi hanno degli amministratori che rispondono secondo le regole dettate dal Codice Civile e così via? A lei l'ardua risposta, come si dice? Si tratta in realtà di figure soggettive private solo ed esclusivamente dal punto di vista formale. Dal punto di vista sostanziale, ormai la dottrina e la giurisprudenza sono pacifiche nel considerarle pubbliche. Quando ci riferiamo al controllo analogo, è analogo a che cosa? Nozione richiesta alla Corte di Giustizia, questo è il controllo analogo. L'analogia è con i servizi e gli uffici del Del comune. comune. Cioè a dire, il comune deve esercitare sulla società un controllo del tutto analogo a A quello che quello che esercita esercita sui propri nel proprio interni ambito. servizi e nei propri interni uffici. Le E quindi anche le giurisdizioni, diciamo, sono giurisdizioni analoghe anche in questo sono senso. sostanzialmente analoghe a seguito di importanti sentenze sia delle giurisdizioni superiori che della Corte Costituzionale e negli ultimi tempi a seguito di importanti interventi legislativi. Per farle gli esempi più importanti posso dirle questo: devono assumere per concorso il personale, se non assumono per concorso il personale gli atti sono impugnabili davanti al TAR. Se vogliono stipulare contratti sono qualificabili come organismi di diritto pubblico e quindi gli si applica integralmente la disciplina del codice dei Gli contratti appalti, quindi. pubblici, devono fare le gare, con giurisdizione del TAR. In caso di danno cagionato da un amministratore o dipendente alla società stessa, la giurisdizione, ormai appare pacifico anche sulla scorta delle ultimissime sentenze della Corte di Cassazione a sezioni unite, è sottratta al giudice ordinario, ma interviene la Corte dei Conti con il pubblico ministero. Quindi, e poi ci sarebbero anche molti altri aspetti di rilievo pubblicistico. Quindi, come le dicevo, in realtà si tratta di entità private solo dal punto di vista formale. Bene, è stato chiarissimo, tra l'altro sono appunto dubbi che nella realtà concreta di Civitavecchia negli anni scorsi sono stati al centro di diversi casi e si sono chiariti, come diceva lei, quindi non era un dubbio soltanto No, nostro, ma è così di un dubbio interpretazione, che ha ma. afflitto la dottrina e la giurisprudenza per anni, in realtà. Bene, un'ultima domanda. Andando a vedere invece la prospettiva, il giurista si basa appunto su quelle che sono le norme scritte, quindi esistenti e quindi. C'è tutto un lavoro di studio e di interpretazione. Diciamo, l'ottica prospettica di solito appartiene o al politico che deve poi, quindi al legislatore che deve andare poi a dettare le nuove regole o comunque a individuare le linee guida lungo cui muoversi, meno al giurista se non in una veste di consulente magari poi della parte politica stessa. Sui servizi pubblici locali, gli orientamenti che ormai si stanno consolidando a livello comunitario e via via nei vari stati, ma in particolare in Italia, quali
che strada indicano per la gestione e poi per tutte le problematiche che riguardano appunto i servizi pubblici locali? Ah, per quanto riguarda l'ordinamento europeo, l'ho detto prima, quest'ultimo è molto molto chiaro, cioè lascia ampia discrezionalità agli Stati membri, addirittura sulla decisione stessa di quali attività assumere come servizi pubblici. Quindi la definizione stessa del servizio pubblico è aperta in questo senso. E una volta che abbiano legittimamente assunto questa decisione, sono sostanzialmente liberi, come le dicevo prima, di lasciare agli enti locali la scelta della forma che preferiscono. Le faccio un'altra domanda che mi viene in mente, sì. Mi scusi, la interrompo, sul tema altrettanto delicato degli aiuti di Stato. Sì. Queste società, sì, nel momento in cui dovessero beneficiare di norme che valgono appunto per le società di capitali italiane sostanzialmente in tema di incentivi piuttosto che di aiuti appunto di altro genere, fanno parte di un settore in cui sono vietati gli aiuti di Stato e quindi viene delimitato in questo senso il settore dei servizi pubblici locali, oppure possono beneficiarne? E quindi si apre un tema poi di concorrenza e di problemi di diritto comunitario di altro genere. Naturalmente. La materia è estremamente calda e scottante. Proprio su questo, cioè l'ammissibilità di aiuti di Stato a figure incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, secondo la nozione europea che corrisponde alla nostra di servizio pubblico e quindi anche di servizio pubblico locale, è intervenuta recentissimamente una comunicazione della Commissione europea, chiarendo che si tratta di un settore in qualche modo sottratto già ai sensi degli articoli 106 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea all'applicazione tout court di divieto di aiuti di Stato. Detto in maniera estremamente semplificata, qualora l'ente territoriale di riferimento dimostri che senza l'aiuto il soggetto incaricato della gestione del servizio di interesse economico generale non è in grado di poter assicurare il servizio a tutti in condizioni di continuità. Pensiamo al trasporto pubblico che fisiologicamente è in perdita. Che è in perdita. Pensiamo anche al recapito della corrispondenza in un paesino, per dire un servizio pubblico non quindi locale. Antieconomico, quel servizio di per sé. In cui c'è quindi una funzione sociale del servizio. Perché insomma, c'è sempre nel servizio pubblico una funzione sociale. Se riesce a dimostrare questo, allora è possibile, in base a certe normative tecniche, adesso non le sto a illustrare analiticamente, è possibile anche effettuare degli aiuti di Stato che non risultano in contrasto col diritto europeo. Perché penso ad esempio appunto a casi borderline di grandi soggetti che svolgono e gestiscono servizi pubblici locali fino a società quotate in borsa, ad esempio, che ovviamente si muovono poi come soggetti di mercato a tutti gli effetti e che in questo caso potrebbero anche beneficiare dell'aiuto di Stato. Infatti il problema è proprio quello, cioè impedire che i benefici che vengono accordati in ragione esclusiva della missione di interesse pubblico che questi soggetti devono svolgere, la funzione sociale, vengano poi però impiegati in mercati aperti alla concorrenza. Però questo ad oggi è già vietato dalla legge italiana, quindi sotto questo profilo la legge 244 del 2007 è già prima altre leggi del 2006 e del 2004 in realtà già avevano vietato insomma questo e quindi ecco, stava concludendo anche perché questo poi ci rimanderebbe anche ad altri temi più o meno correlati, cioè la polemica ad esempio sulle golden share, sulle società comunque di interesse pubblico, quindi sulla possibilità del Ministero dell'Economia italiano di detenere poi di fatto il controllo con la famosa golden share, ma ci porterebbe lontano questo discorso. Invece abbiamo un minuto proprio per chiudere, appunto qual è, lei stava dicendo, qual è il futuro? Possibile. Sì, esattamente. Naturalmente non lo so perché non sono veramente del legislatore, posso dirle quale, secondo, devo dire, una buona parte degli studiosi del diritto amministrativo e del diritto pubblico dell'economia potrebbe essere. Bene, quello di lasciare in piena conformità con l'ordinamento europeo la scelta agli enti locali. Perché non dobbiamo dimenticarci mai che questa materia si interseca con il principio di autonomia costituzionale degli stessi enti locali. E quindi forse è opportuno che in conformità all'ordinamento europeo lo Stato lasci liberi gli enti locali in base alla loro responsabilità, che è anche una responsabilità naturalmente in primo luogo politica, di decidere quale forma preferiscono per la gestione dei servizi pubblici locali, se pubblica, mista o privata, così come del resto consente l'ordinamento europeo. E quindi sarebbe questa la strada che sicuramente potrebbe, per così dire, far contenti tutti, ecco, visto che l'orientamento europeo è questo, è vero che gli enti è una scelta costituzionalmente coerente, autonomi, diciamo. Costituzionalmente, in base all'articolo 114 della Costituzione,
il legislatore forse è intervenuto troppo spesso in maniera eccessivamente... Un po' quello che è avvenuto anche sul settore privato, sulla libertà di fare imprese e di iniziativa economica, che adesso si torna a sancire, diciamo, con più forza. Sì. Grazie al professor Gruner. Abbiamo ancora proprio 30 secondi per vedere un antipasto delle notizie che tra poco potrete seguire sul nostro telegiornale con Sonia Bertina al touchscreen. Come aprono i siti internet e Civonline in particolare, Sonia? Sì, un brutto incidente avvenuto la notte scorsa all'incrocio tra via Fontanatette e via Aurelia, che ha visto coinvolto un 30enne prima trasportato all'ospedale San Paolo qui di Civitavecchia, ma considerando le gravi condizioni in cui versava il trentenne è stato trasportato in gravi condizioni appunto al Policlinico Gemelli a Roma. Piano integrato e bufera a Cerveteri sui piani integrati che vedono 11 indagati, fra cui il sindaco Ciogli, il vice sindaco Ramazzotti e anche avvocati e commercialisti. Il sindaco Ciogli rassicura e si affida alla magistratura che pensa possa svolgere un ottimo lavoro dando ad ognuno le proprie responsabilità. Sempre per quanto riguarda i comuni, ancora bufera a Tarquinia, questa volta il sindaco Mazzola ha destituito dall'incarico di vice sindaco Giovanni Olivio Serafini dopo la lite che era avvenuta qualche giorno fa tra lo stesso sindaco e il vice sindaco. Ancora cronaca, furti a Boccelle, i residenti sono sul piede di guerra, si sono rivolti dopo incessanti appelli dei residenti alle forze dell'ordine che, non riuscendo però a trovare delle risposte ai propri problemi in cui versano, hanno deciso di rivolgersi direttamente al procuratore Amendola e di una raccolta firme e iniziare delle ronde cittadine. Grazie a Sonia Bertino, grazie di nuovo al professor Giuliano Gruner. Newsroom torna lunedì prossimo. Buon weekend e buon proseguimento con Provincia TV. Arrivederci.